Ciao a tutti cari amici, oggi faremo questo bellissimo marsupio, veramente carino e primaverile, con le piastrelle del video precedente. Quindi andate a vedere il video e poi tornate qui e facciamo insieme il marsupio. Per fare il nostro progetto, che è il borsellino che avete visto in anteprima, che preciso non è un'idea mia, se andate su Pinterest e cercate borsellino o marsupio all'uncinetto, trovate un'infinità di idee, quindi io l'ho visto lì e poi ho elaborato la mia versione. Se volete ispirarvi per quanto riguarda i colori, le piastrelle, andate a fare un giro su Pinterest e vi si aprirà un mondo in questo senso. E quindi ci serviranno quattro piastrelle, solo quattro piastrelline, eccole qua. Non tanto grandi, perché altrimenti vi viene un marsupio gigante e vi dico le mie quanto misurano. Allora, le mie piastrelline misurano 11 centimetri per 11 centimetri, quindi sono dei quadrati 11 per 11. Vi sconsiglio di farle tanto più grandi perché poi vedrete il marsupio va montato in un certo modo e si allarga. Se lo volete, appunto, se volete un borsellino da mettervi per uscire e mettere il cellulare, le chiavi o uscire a passeggiare con il cane, di questa misura va bene, altrimenti diventa molto grande. Poi ci servirà del filato, il filato con cui abbiamo realizzato le mattonelle per fare le rifiniture che poi vedremo, forbici, ago da lana e poi io qui, ma è facoltativo, ho delle cerniere e poi ho degli anellini di questi qui portachiavi che eccoli qua. Anche questi sono facoltativi. Perché io a questi anellini aggancerò la tracolla, però la tracolla potete cucirla direttamente al borsellino con l'uncinetto. Quindi due di questi facoltativi e direi che questo è tutto, quindi possiamo partire. Allora, per prima cosa dobbiamo posizionare le nostre mattonelle in un modo particolare, cioè posizioniamo una mattonella girata in questo modo sul tavolo, posizioniamo un'altra mattonella dritta, quindi così vedete una sopra l'altra, e poi le altre due le pieghiamo così. Vedete in questo modo e le posizioniamo così con il lato obliquo che deve combaciare con i lati dritti delle mattonelle dritte. Facciamo così sia a destra che a sinistra. In questo modo vedete che già si vede. Si può intuire la forma del marsupio. Adesso quello che dobbiamo fare è prendere l'ago e prendere lo stesso filato con cui abbiamo realizzato la parte esterna delle mattonelle, nel mio caso verde scuro, e cucire in questo modo, in questa posizione, tutte le mattonelle. Se volete potete cucire con l'ago, ma potete anche unire con l'uncinetto, come preferite. Allora, per prima cosa io farò così. Giro le mattonelle in questo modo e comincio ad unire il lato sotto. Quindi, maglia per maglia, infilo l'ago e comincio a cucire. Ripeto, se vi trovate meglio potete farlo anche con l'uncinetto con utilizzando una maglia bassa o una maglia bassissima. Magari vi faccio vedere come fare. Quindi con l'uncinetto metto sempre le mattonelle dritto contro dritto e unisco sul rovescio.
Prendo il filo e l'uncinetto, entro nel primo angolo qui della mia mattonella. Posso prendere anche un uncinetto di una mezza misura inferiore rispetto a quello con cui ho lavorato ed è quello che farò io. Ecco qui, ho unito tutte le maglie e il risultato è questo. Quindi le mie prime due mattonelle adesso sono unite. Ora unirò i lati. Quindi devo unire prima il lato obliquo da una parte e poi il lato obliquo dall'altra. Posso utilizzare sempre lo stesso metodo, quindi senza tagliare il filo, vado a infilare l'uncinetto nell'angolo, nella maglia corrispondente dell'angolo. Vedete, siamo sempre a rovescio. E comincio a cucire il lato obliquo con il lato dritto della mia mattonella. Allora recupero il filo, così, quindi entro nell'angolo come ho fatto prima. Prendo il filo e lavoro la prima maglia bassa. Entro nella seconda maglia, entro nella seconda maglia del lato della mattonella e comincio ad unire anche questa parte. Fino alla fine, poi taglierò il filo e mi riaggancerò di nuovo dall'altra parte e farò la stessa cosa. Dall'altra parte, qui non posso continuare con lo stesso filo, quindi per forza devo tagliarlo e ricominciare. Ecco, sono arrivata alla fine, faccio l'ultima maglia e una catenella per fare un nodino, taglio il filo e tiro. E adesso vi faccio vedere il risultato perché forse visivamente è più facile capire come cucire. Ecco qui, vedete? Questo è quello che deve venire. Ecco qui. Poi a fine lavoro nasconderemo tutti i fili. Adesso con l'altra mattonella faccio la stessa cosa dalla parte opposta. Esattamente come ho fatto prima. Devo cucire i due lati obliqui con i due lati dritti delle mattonelle. Ed ecco qui, questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Vedete, l'impronta del borsellino è già chiara. Adesso però qui dobbiamo lavorare qualche giro di maglie per rendere omogeneo il bordo, perché vedete che così è brutto, perché ci sono dei dislivelli che si sono creati con la cucitura, quindi possiamo creare senza tagliare il filo, se volete utilizzare lo stesso colore come ho fatto io, senza tagliare il filo, molto semplicemente fate una catenella o due e proseguite cercando di pareggiare il bordo. Allora io parto da qui dove vedete che c'è una specie di avvallamento qui dove c'è la cucitura, quindi cercherò di alzare e di pareggiare tutto il bordo. Perciò qui faccio 2 catenelle e nella maglia successiva lavoro, cerchiamo di prendere i due fili perché è più bello, lavoro una maglia, una mezza maglia in questo modo, poi filo sull'uncinetto, entro nella catenella successiva e lavoro un'altra mezza maglia e comincio a lavorare una mezza maglia in tutte le maglie disponibili. Qui decidete voi se volete lavorare mezze maglie, maglie basse o maglie alte, a seconda dell'effetto che volete ottenere. Potete fare anche il bordo di un colore diverso. In questo caso sarebbe stato bello anche bianco oppure color salmone.
Ecco, ho quasi finito il giro, quindi qui lavoro l'ultima maglia e sono arrivata qui dove ho iniziato alle 2 catenelle, entro e chiudo con una maglia bassissima. Ecco, questo è il risultato del primo giro che ho fatto per pareggiare il bordo. Se non vi piace, se ritenete che sia necessario un altro giro anche per ingrandire un po' il borsellino, potete farne un altro. Infatti, io adesso farò un secondo giro di maglie basse, di mezze maglie, scusate, per rendere un po' più grande il borsellino, un po' più capiente, alzarmi un po' e poi tagliamo il filo. Ecco qui, ho finito i giri e questo è il risultato, vedete? Ho nascosto tutti i fili. Adesso è il momento giusto se volete per foderarlo, quindi se lo volete foderare con un tessuto carino, potete farlo. Io non lo farò, lo lascerò così, ma foderato è sicuramente più rifinito. E correte anche meno il rischio che se magari inserite qualcosa di piccolo all'interno, poi questo oggetto possa fuoriuscire da uno dei forellini del punto granny. Vi faccio vedere un altro borsellino che ho fatto precedentemente e quello è foderato. Ecco, vedete, questo borsellino è più grande e è foderato con questa bellissima stoffa con, vi faccio vedere, le sirenette. Quindi, se avete un po' di pazienza, vi conviene foderarlo, sarà sicuramente più rifinito. Io, siccome non sono brava nel cucito e non sono brava nelle fodere, non lo farò vedere in questo video. A questo punto possiamo cucire la cerniera, però voi prima di andare ad acquistare le cerniere misurate l'apertura, la lunghezza del vostro borsellino, così andate in merceria con una misura sicura. Prima però di inserire la cerniera uniremo un pochino i lati, quindi queste puntine andremo con l'ago a cucire per qualche maglia di qua e di qua. Per unire, giro il borsellino perché così la cucitura non si vede, poi mi viene un lavoro più pulito, perciò giro il borsellino dal rovescio, faccio combaciare bene tutti i bordi e tutte le margherite. Prendo l'ago con il filo e unisco, nel mio caso, solo le ultime maglie. Le ultime facciamo una, due, tre maglie. Quindi entro qui. Faccio un nodo anche qui, potete unire con l'uncinetto facendo delle maglie bassissime e unisco una, due e tre maglie. Poi qui negli angoli metteremo gli anelli per attaccare la tracolla. Quindi faccio un nodino e poi nasconderò i fili. Vedete che se giro la cucitura non si vede e il lavoro è più pulito. Faccio la stessa cosa dall'altro lato, quindi le ultime tre maglie li unisco sempre al rovescio.
Bene, adesso cuciamo la cerniera, cosa che per molti di noi, insomma io parlo per me, è un po' noiosa. Ci sono vari metodi per cucire le cerniere alle creazioni all'uncinetto. Io ne ho sperimentati un po', ho visto anche tantissimi video e alla fine ho scelto di cucire la cerniera con questo filo. È filo trasparente, vedete che trovate nei negozi, anche nelle mercerie, io lo uso per il soutache e ho deciso di utilizzare questo filo prima di tutto perché è trasparente, quindi se qualche punto dovesse vedersi all'esterno non si vede, se dovesse finire all'esterno non si vede perché è trasparente e poi perché è un filo molto molto resistente, è resistentissimo, è, vedete, 100% in poliammide, molto molto resistente. Quindi allora, per prima cosa prendete la cerniera della misura giusta. Io ho deciso di utilizzare quella di 30 cm che vi ho fatto vedere prima perché quella da 18 era troppo corta. Però è un po' troppo lunga, ma non c'è problema. Io la fermo subito all'angolo qui con uno spillo e poi metto lungo tutto il perimetro della cerniera degli spilli in modo da posizionarla nel migliore dei modi. Ci sono anche dei metodi per cucire che sono adatti all'uncinetto, che consistono nel creare con il punto bassissimo dei punti qui sulla cerniera e poi collegarsi direttamente con l'uncinetto. È un metodo che io ho usato per il precedente borsellino che vi ho fatto vedere, viene una cucitura molto molto pulita, però è un po' laborioso perché bisogna bucare tutta la cerniera e non è sempre facile per creare poi i punti. La cerniera si sfilaccia un po' e poi il mio dubbio principale è per quanto riguarda il fatto dell'usura della cerniera. Se la cerniera, come spesso succede con l'utilizzo, si dovesse rompere e dovesse necessitare di essere sostituita, è un problema perché dobbiamo disfare tutto il lavoro all'uncinetto. Quindi viene un lavoro molto bello, molto pulito. Io l'ho provato, mi piace l'effetto, però poi rimane questo dubbio. Allora, adesso che ho fissato tutta la cerniera, prendo l'ago, prendo il filo trasparente e comincio a cucire. Come prima cosa faccio il nodino con l'accendino. Questo filo è comodo anche per questo, perché si fanno i nodini in questo modo, molto molto velocemente, e vado a fissare subito qui il punto più lungo della cerniera. Qui poi la potete anche tagliare, magari la incrociate se è troppo lunga, ma io farò così perché poi penso di in un secondo tempo magari di fare una fodera, quindi si coprirà tutto. Quindi fisso immediatamente questo punto. Io non sono brava a cucire. È una cosa che mi annoia molto, non sono brava, quindi
Questa parte del video, insomma, prendetela come viene. Non è un tutorial per insegnarvi a mettere la cerniera perché anch'io non sono molto brava. Devo imparare, quindi è solo per farvi vedere come fare, cioè per darvi, insomma, le impedite come me. Possono usare il mio metodo. Le altre, quelle più brave, useranno sicuramente un metodo più professionale, più sicuro, più bello. Ecco, quindi togliamo lo spillo perché tanto non ci serve più. Adesso qui abbiamo passato subito il filo, in modo da fermare, poi faremo un secondo passaggio su tutta la cerniera. Questa è una specie di imbastitura, quindi io fermo tutta comunque questa parte fino a risalire perché poi la cerniera deve resistere a continue sollecitazioni quando apriamo la chiudiamo, perciò deve essere fissata bene, altrimenti si stacca. Bene, e adesso comincio a cucire, faccio dei punti, magari ogni tanto esco anche all'esterno con il filo, tanto non si vede questo filo trasparente. Faccio dei punti piccoli di qualche millimetro. Qui lo tolgo. Cercando di andare dritta e di prendere il filato, la maglia sottostante. Pochi pochi millimetri, un po' su e un po' giù a zigzag, una specie di lavorazione che fa la macchina da cucire. Adesso vado giù e adesso ne faccio un puntino un po' più su. Ogni tanto esco per fermare il filo anche fuori e poi rientro. Bene, adesso io vado avanti, fermo tutta la cerniera, poi farò un secondo passaggio e poi vediamo come proseguire. È inutile che vi tenga qui a vedere mentre sto cucendo la cerniera perché non c'è niente di interessante. Ci vediamo a lavoro finito. Ed ecco qua la mia cerniera perfettamente cucita. Ecco qua. Bene, ora non ci resta che creare la tracolla che, come dicevo prima, potete agganciare direttamente qui con l'uncinetto e proseguire poi facendo una semplice striscia e ricucirla qui, oppure se volete fare una cosa un po' più
rifinita utilizzare, e se li avete in casa magari, degli anelli o dei moschettoni. Io ho questi anelli e ho trovato anche questi moschettoni che sono molto comodi perché possiamo agganciarli direttamente facendoli entrare nelle maglie, così, oppure anche se avete quegli anelli apribili per le borse che si aprono, potete inserirli direttamente e se no li cucite con l'uncinetto o con l'ago, qui o qui. Vi faccio vedere come ho fatto con l'altro borsellino. Ecco, con l'altro ho fatto, vedete, la tracolla agganciata, ho fatto proprio una cosa fatta bene, agganciata a questi moschettoni, e qui ho creato questi supporti per trattenere l'anello. Allora, io metterò l'anello perché mi piace di più, mi sembra una cosa più carina e quindi lo faremo insieme. Allora, prendiamo lo stesso filo con cui abbiamo fatto tutto il lavoro. Ci agganciamo qui, prima un lato e poi l'altro. E creiamo un piccolo supporto per il nostro anello. Scegliamo una maglia qualsiasi per agganciarci, tanto il filo è uguale, quindi non si vedrà. Rientro, lavoro una maglia bassa. Ecco, brava, mi è scappato il filo. Una maglia bassa, entro nella maglia vicina e ne lavoro un'altra, entro di nuovo e ne lavoro un'altra. Qui non abbiamo delle maglie definite, quindi cerchiamo un po' di entrare dove possiamo. Ho lavorato 4 maglie basse, adesso faccio una catenella e giro il lavoro, e sopra le maglie basse lavoro altre maglie basse, quindi sopra le 4 maglie basse ne lavoro 4. Catenella, giro e di nuovo torno indietro e lavoro 4 maglie basse. Ecco, vedete, in maniera super veloce ho creato questa aletta. Inserisco adesso l'anello, così, e la chiudo. La chiudo sempre con l'uncinetto, prendo il filo, entro nella maglia successiva ed entro, esco dall'altra parte, vedete? Prendo il filo e faccio una maglia bassissima. Entro nella maglia successiva, esco dall'altra parte, prendo il filo e faccio una maglia bassissima. Ultima maglia, faccio la stessa cosa. Ecco qui. Adesso faccio, rientro nell'ultima maglia, qui faccio una maglia bassissima e faccio una catenella in più per fermare, taglio e faccio un nodo. Vedete? Ecco qua il mio anellino fissato. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Chiaramente questo è un metodo, potete fare anche scegliere qualcosa di più semplice. Se inserite i moschettoni direttamente nelle maglie, non dovete fare tutto questo lavoro. Io vi ho fatto vedere vari metodi, vi ho dato varie proposte, varie idee.
attaccato entrambi gli anelli e adesso il mio borsellino è quasi finito, non mi resta altro che creare la tracolla. Quindi avvio semplicemente 5 catenelle, 5 o 6 catenelle, a seconda anche della grandezza dei ganci che avete. Entro nella quinta catenella in questo caso e comincio a lavorare le mie maglie basse. Avanti e indietro sarà una cosa un po' lunga, un po' noiosa, fino a fare una tracollina. Arrivata alla fine faccio una catenella, giro il lavoro e ricomincio a lavorare. Catenella, giro il lavoro. E vado avanti così fino alla lunghezza desiderata. Poi vi dico la mia quanto è lunga. Ed ecco qua il mio borsellino finito. Vedete, io ho deciso di cucire poi la tracolla all'anello e dall'altra parte ho inserito questo moschettone. Ho cucito il moschettone in modo che posso sganciarlo e indossarla in maniera ancora più facile. Allora, vi dico quanto ho fatto lunga la mia tracolla. 67 centimetri. Ecco, un consiglio che vi do, visto che la fate all'uncinetto, non fatela troppo lunga, provatela prima di cucirla, perché poi quando mettete poi un po' di peso all'interno del borsellino, la tracolla è elastica e si allunga e questi marsupi vanno portati non lunghissimi, vanno portati corti. Quindi questo è il mio marsupio, mi piace un sacco, è veramente carinissimo, fatelo perché non ce l'ha nessuno. Perché chiaramente non si trovano nei negozi, ma bisogna essere in grado di realizzarli. Questo è quello più piccolino e questo più grande con le margherite più grandi e la fodera. Anche qui poi io con il tempo inserirò una fodera, oppure potete tenere sempre pronta una bustina di quelle di stoffa con tutte le vostre cose dentro da inserire all'interno se non avete voglia di foderarlo. Bene, spero che questo progettino vi sia piaciuto. Se è così, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, lasciatemi un messaggio di saluto. E se vi piacciono i miei tutorial e realizzate questi progetti, offritemi un caffè virtuale con il super grazie che trovate sotto il video, dove ci sono tutti i pulsantini, c'è cioè un cuore con la S all'interno. Lì potete offrirmi un caffè virtuale. Bene, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!